Parte con buoni auspici la stagione calcistica 2016-2017 dell'ASD Serzale Calcio. C'è entusiasmo, abbiamo già visto qualche tifoso rumoroso, no? Colorato, in vista della nuova stagione, dopo una grande cavalcata come quella dello scorso anno. Ci sono nuovi soci in società, ci sarà un nuovo campo, almeno campo sportivo almeno per le prime giornate, ovvero quello di Calabricata, un nuovo direttore sportivo, ovvero Salvatore Calaminici, e poi un nuovo staff tecnico che oggi presentate in blocco. Sì, un nuovo staff tecnico con le conferme dovute ovviamente di Mancini in primis. Di Mancini e di Lepera, abbiamo adesso l'allenatore in seconda che è Visciglia, più il preparatore dei portieri che è Raffaele Alberto. Quindi già siamo proiettati in questa nuova stagione di Serie D. Sappiamo tutti che la Serie D è un campionato molto difficile, che è molto più impegnativo rispetto all'eccellenza, e quindi l'organigramma sia societario che tecnico deve essere per forza migliorato. Ed il nuovo direttore sportivo della SD Serzale Calcio è Salvatore Calaminici, qui alla mia sinistra. Sei procuratore sportivo e ora ti cimenti con questa nuova esperienza che volevi. Certo, intanto buonasera a tutti. E sì, da quest'anno mi tuffo in questa nuova esperienza, anche se finora ho fatto l'agente, ma diciamo nel calcio ci sono dal 99. Ho fatto prima l'osservatore per delle società professionistiche e da quest'anno farò il direttore, anche se diciamo la categoria e il campionato che ci aspetta è un campionato di livello e sappiamo che sarà un lavoro difficile per tutti noi. Con Salvatore ci conosciamo da vecchia data e quindi verrà facilitato nel suo compito e mi metterò a disposizione sua come del resto farà lui. Si deve lavorare sicuramente in sinergia e questo secondo me ci sono le basi per farlo tranquillamente. Abbiamo fatto un triplete, una stagione veramente esaltante, forse penso irripetibile, e ora ci tuffiamo in questa nuova avventura e lo facciamo sapendo che ci sono difficoltà, sapendo che è un campionato difficilissimo, e per questo ci siamo attrezzati. Quindi il primo step era quello di assestare l'assetto societario, ci sono avvicinati molte persone, molti dirigenti nuovi con grande entusiasmo, quindi ripartiamo da qui e oggi iniziamo a dare un segno anche dal punto di vista tecnico, perché iniziamo a lavorare sulla campagna acquisti, sui nuovi elementi da inserire nella rosa, ma soprattutto nella conferma dei giocatori che hanno scritto questa pagina di storia.